praticamente perché siamo qui tutti quanti, innanzitutto per parlare esattamente di questo libro, Tempra e Templarismo. È opera di Gastone Ventura, che innanzitutto la cosa più importante è che Luciano Fortunato Sciandra ha accettato di curare proprio questa opera, insomma, a distanza di 50 anni. E quindi quest'opera di Gastone Ventura viene riportata in vita, che grazie a Luciano Fortunato Sciandra, che io ricordo che è anche presidente del CREST, Centro Ricerche e Studi della Tradizione, quindi Templarismo, comunque si occupa di Templarismo, non può mancare di leggere quest'opera innanzitutto, perché comunque innanzitutto tutto cominciò nel 1118 quando fu istituito l'Ordine Templari. Successivamente però, infatti il primo gran maestro fu Ugo de Payen. Il 18 marzo 1314 ci fu il rogo, quindi con la condanna dei Templari. Praticamente all'inizio Jacques Remolet fu assolto da tutto questo. E 10 giorni più tardi, 28 marzo 1314, anche Jacques Remolet fu condannato a rogo. Giustamente le accuse sui Templari furono infondate, perché i Templari furono accusati di essere adoriti del demonio, di essere sodomiti, di fare orge, di essere troppo ricchi, e venivano tassati che insomma avevano troppo potere. Ovviamente tutte queste infamie furono praticamente innanzitutto disapprovate, sepolte nel corso della storia, e praticamente grazie a Luciano Fortunato Sciandra si fa luce su quest'opera, che io consiglio a tutti quanti di cercare in tutte le biblioteche. E la cosa più importante è che nel 1782, nel convento di Wilhelmsbad, attuale Germania, fu sancito che i massoni non discendono dai templari. Quindi non credete ai film, favolette varie, perché praticamente niente è di tutto questo. Poi l'ultima cosa che Napoleone Bonaparte, nel 1808, mentre aveva istituito l'Ordine del Tempio, sempre comunque con l'appoggio di massoni, ovviamente. L'ultima cosa, e vi saluto, che praticamente è da non dimenticare a Kilwinning, nella Scozia, mentre dove si rifugiarono i Templari, e quindi insomma ci fu la discendenza, quindi varie leggende, tesori e cose varie. Quindi invito tutti, e come c'è scritto nel libro che vi consiglio di comprare, TFA, ti ripeto di fare un abbraccio.